Bene, un ringraziamento quindi a Roberto Grassi che ci ha illustrato un percorso, una possibilità di un percorso di creazione di un sito e quindi di gestione poi di un sito e delle vendite conseguenti. Adesso invece lascio la parola a Massimo De Cesare, che è Chief Operating Officer di Maxus, che invece ci illustrerà un possibile percorso di comunicazione per una società che comincia a fare e-commerce. Grazie per averci invitato a queste serate. Ma visto che Roberto ha inaugurato piacevolmente con un sondaggio in diretta, così una modalità di interazione da voi, Maxus è un'agenzia media, quindi viene spontaneo chiedervi chi di voi sa cos'è un'agenzia media, quindi alzi la mano. Bene, è necessario spiegare cos'è un'agenzia media. Allora, un'agenzia media è una società tendenzialmente internazionale, ma non solo, nel nostro caso internazionale, che aiuta le aziende a investire i propri budget pubblicitari sui media, siano essi offline come la televisione, oppure online come internet, oppure sui media sociali. Quindi il nostro mestiere è disegnare delle strategie utili a investire bene i soldi della comunicazione, a farlo raggiungendo gli interlocutori giusti nel momento giusto e soprattutto massimizzando, diciamo, il rendimento di questo investimento. Quindi è un mestiere che negli ultimi 5-10 anni è diventato piuttosto complesso proprio per il moltiplicarsi dei media da una parte, ma anche per le nuove modalità di interazione con i media, quindi principalmente per quello che di nuovo hanno portato i media digitali. E quindi diciamo che oggi il settore dei media in Italia conosce, diciamo, una fase di stallo, ma l'e-commerce, contrariamente a molti altri settori, un po' come diceva Roberto prima, invece sta dando nuova linfa alle opportunità che oggi ci sono sul mercato dei mezzi. E qui vedremo poi alcune case interessanti, recentissime, alcune tuttora in corso, che ci dicono che ci sono segnali importanti di vitalità che vanno interpretati e poi cercheremo di spiegarvi che cosa sta dietro queste case. Quindi ecco un minimo di agenda su quello che diremo. Prima vi diremo due cose appunto su che cosa facciamo, su che cos'è Maxus. I numeri dell'e-commerce, cercheremo di darvi qualche numero essenziale, specialmente riferito alla realtà italiana, che vi aiuta a capire qualcosa di più di questo fenomeno dal punto di vista nostro, cioè dal punto di vista di chi deve aiutare un investitore a posizionare, a investire i propri quattrini i propri budget pubblicitari nei media. Poi vedremo, passeremo, diciamo, al vivo della presentazione, quindi vedremo alcuni case di clienti che seguiamo e che abbiamo lanciato in qualche caso negli ultimi mesi. Diciamo, per quanto riguarda l'offline e l'e-commerce, i casi che vi presentiamo sono Zalando e Yalla Yalla, poi vedremo nel dettaglio. Poi parliamo di Mirafiori Outlet, che è lo store dell'usato del gruppo Fiat. Qui c'è una case interessante che vorremmo presentarvi. E poi una piccola case particolarmente legata all'ambito social che riguarda Misco King, che è un piccolo marchio di abbigliamento. Quindi molto differenziati tra di loro per darvi proprio il senso di come sia possibile, utilizzando i media, dare linfa all'e-commerce da tanti punti di vista utilizzando gli strumenti social in combinazione spesso con gli strumenti offline e con gli strumenti online più tradizionali. Chiudiamo con una carrellata veloce su alcune case histories specialmente italiane ma anche internazionali, ma che vi danno conto, diciamo, di altri approcci dell'utilizzo del social nell'ambito e-commerce. Cos'è Maxus? Allora, Maxus, diciamo, è un'agenzia media, fa parte di un gruppo internazionale molto importante, il più importante del mondo, che si chiama VPP, e di un gruppo di agenzie media che si chiama GroupM. È l'agenzia ultima nata di questo grande gruppo, nasciamo nel 2008 e quindi siamo i più giovani, i più, diciamo, per forza di cose immersi nel digitale, anche non fosse altro per la nostra età anagrafica, abbiamo 4 anni di vita e anche, diciamo, abbiamo preso tanti premi negli ultimi tempi, sia nazionali che internazionali. Siamo l'agenzia che cresce di più, l'agenzia media che cresce di più al mondo negli ultimi 3 anni.
Siamo presenti in tanti paesi del mondo, in Italia siamo a Torino e a Milano, ma anche in tanti altri paesi. Lo sviluppo è stato molto molto forte negli ultimi anni grazie appunto a questo posizionamento innovativo che ci siamo dati. E in Italia siamo presenti a Torino e a Milano, investiamo per i nostri clienti circa 400 milioni di euro, prevalentemente in televisioni generaliste digitali, ma anche e soprattutto nel web, e in particolare questa quota di web è sia crescente sia molto importante per alcuni nostri clienti. Siamo circa 120 equamente distribuiti tra Torino e Milano, una volta tanto diciamo c'è una certa equidistribuzione. Abbiamo tanti clienti, anche molto importanti, come Fiat, Gruppo Telecom, Nestlé, Bolton e altri, ma quelli importanti per noi in questo momento sono quelli in basso a destra, cioè Banca Sella, che ci ha invitato a questa presentazione con cui ci onoriamo di collaborare da tanti anni, e Zalando e Yalla Yalla, che invece sono due delle case dell'e-commerce che gestiamo da meno tempo, perché sono in realtà più giovani, ma che sono interessanti per la prospettiva che adottiamo stasera. Veniamo ai numeri. Prometto di non darvi tanti numeri, anche se uno dei vizi, come dire, di nascita delle agenzie media è quella di inondarvi di numeri, quindi qui ci vedrete tanti numeri e cercheremo di sintetizzarli per darvi un po' il senso di quello che vogliamo dire. I key element insomma sono stati già detti, credo, anche nelle sessioni precedenti, quindi non mi dilungo più di tanto. Il 35% degli italiani, quasi 18 milioni di italiani, confrontano i prezzi online. Circa 10 milioni di italiani hanno acquistato prodotto online negli ultimi 3 mesi, e sono appunto 5 milioni in totale, scusate, 5 milioni e 6 invece coloro che l'hanno acquistato online negli ultimi 3 mesi. Quindi vedete come le percentuali si riducono via via. Il 50% di questi ha fatto più di 3 acquisti nei 12 mesi. Premetto che sono tutti dati che nel momento in cui uno li pronuncia sono già vecchi, perché stanno per uscire i dati 2012 di Eurisco New Media, che è la fonte GFK Eurisco da cui traiamo gran parte di questi dati, e che questi evidentemente sono dati che si fermano all'inverno dell'anno scorso, quindi sono già superati, e noi qui facciamo anche qualche previsione su dove andranno a finire. Oggi gli utenti e-commerce, come ricordava anche Roberto, sono circa 8,2 milioni coloro che hanno effettuato acquisti online, sono il 31% della popolazione internet. Presumiamo che alla fine di quest'anno saranno circa 9 milioni e 2, quindi un incremento importante, diciamo, che vediamo. Già peraltro nel 2011 c'è stato il grande salto, più 35% sul 2010, quindi il grande salto vero è stato nel 2011. Il profilo, queste sono sempre informazioni che evidentemente noi analizziamo e sono il nostro pane quotidiano per fornire indicazioni agli investitori. Il profilo è, diciamo, prevalentemente maschile, ma non esclusivamente maschile, concentrato tra i 30 e i 44 anni, un po' più concentrato nel nord-ovest. Sulla destra vedete questi numeri che hanno base 100 e che vi danno l'indice di concentrazione, cioè le deviazioni rispetto alla media. Per esempio i laureati hanno una deviazione del 50%, sono 155, sono il 26%, quindi sono tutti comportamenti di acquisto che sono fortemente correlati alla scolarità, più ancora che al reddito. E poi le professioni sono imprenditori, professionisti, dirigenti, impiegati, insegnanti, anche questo, come dire, un tratto caratterizzante dell'e-commerce. Che cosa compriamo? Non è un mistero, compriamo prevalentemente biglietti aerei, treni, eccetera. Quindi vedete che i valori sono molto importanti, oltre il 30%. Però i settori che crescono di più, anche se da un livello più basso, sono settori come l'abbigliamento e le vacanze, che hanno fatto nell'ultimo periodo più 70, più 60%. Quindi sono settori, diciamo, meno rilevanti oggi, toccano circa il 16% degli utenti internet, però diciamo abbastanza rilevanti in assoluto. Quali sono i motivi per cui compriamo sul web? Tendenzialmente tutti siamo portati a pensare che il motivo principale sia il prezzo, e quindi probabilmente farò un affare. È vero, oltre il 60% mettono il prezzo al primo posto, però ci sono anche altri fattori estremamente importanti e tipici dell'e-commerce, che sono la rapidità, comodità, quindi c'è un aspetto funzionale, a cui arriva direttamente a casa, l'acquisto è più comodo, la comodità di acquistare in qualunque momento, e poi la ricchezza di informazioni, e quindi il fatto di poter trovare una scelta più ampia, aver trovato
i prodotti con maggior facilità, questo rispetto soprattutto a una struttura distributiva come quella italiana che, come dire, spesso è difficile trovare un prodotto, e quindi internet rappresenta, e guardando i dati di un cliente importante tra quelli che vedremo dopo, ci sono fasce di e-commerce estremamente importanti in termini di quota percentuale d'acquisto nel sud Italia. Ci sono aree come la Puglia che esprimono quote di e-commerce su alcuni business rilevanti. Probabilmente c'è una mancanza di struttura distributiva a cui l'e-commerce può, essendo delocalizzato per definizione, può fornire una risposta. Un altro tema importante, l'infocommerce, a cui faceva riferimento anche Roberto prima. Ci sono, dicevamo, 18 milioni di italiani che si informano online e rappresentano il 68% della popolazione internet, quindi questo è un vero bacino importante a cui fare riferimento. Che cosa cercano? Cercano informazioni sui prodotti, tendenzialmente, piuttosto che informazioni sulla localizzazione di questi prodotti, quindi dove posso trovare i prodotti, e le percentuali sono veramente importanti, quindi 65%, 62% confronta i prezzi e cerca diciamo, informazioni su dove trovare uno specifico prodotto. Questo chiamiamo infocommerce. Che cosa comprano? Ancora una volta, qui la gerarchia, su che cosa si informano? Qui la gerarchia cambia, si informano moltissimo sui telefoni cellulari e, come dire, essendo l'Italia la nazione più cellularizzata dopo credo la Finlandia, non è una sorpresa che il 30% si informino sui telefoni cellulari. Però c'è anche un importante numero di persone che si informa su pacchetti vacanze, su abbigliamento, su elettrodomestici, su automobili, eccetera. Cioè, tutta una serie di cose per cui l'acquisto, non necessariamente, specialmente le automobili che conosciamo bene, non avviene online. E quindi la differenza tra chi compra e chi si informa è, vedete, radicale. Nella parte di destra, tra coloro che si sono informati, i soggetti sono i telefoni cellulari, l'abbigliamento, i pacchetti vacanze, appunto le calzature, i libri, le automobili, le assicurazioni. Il social, quindi la possibilità di condividere le informazioni sui prodotti, è un elemento che ha dato grande impulso all'infocommerce ed effettivamente sembra avere un'influenza molto rilevante. Quindi la maggior parte si fidano delle informazioni ottenute sui prodotti dalla propria cerca di amici, molti parlano, 33,7% delle scelte dei prodotti in rete, delle scelte che hanno fatto relativamente ai prodotti, e il 44% credono che sia utile capire come anche gli altri utenti utilizzino il prodotto o servizio, e quindi confrontano e verificano e si informano anche e soprattutto sempre di più attraverso la propria rete sociale. Questa è una delle chiavi che permettono ad esempio lo sviluppo di realtà come quella che vedremo dopo con Alberto, e quindi la confluenza tra e-commerce e social dà luogo a delle possibilità di business che fino a ieri erano impensabili. Che cosa facciamo? Non possiamo non dire che il 36% di coloro che vanno online sono stati stimolati dalla pubblicità, è il nostro mestiere, quindi il 36% hanno visto una qualche pubblicità offline, il 26% sono entrati in contatto con una confezione. Quante volte capita anche a noi di entrare in contatto con una confezione e poi di cercare informazioni online piuttosto che un punto vendita? Quindi esistono degli stimoli offline importanti che, assieme agli stimoli online, concorrono a determinare una richiesta di informazioni. E quindi veniamo al tema, diciamo, un po' più vicino a quello della serata, che è quello del social che incontra l'e-commerce, il social commerce. E questa è un'informazione di Zuckerberg, e oggi noi definiamo il social commerce appunto come quell'incontro di opportunità che fa sì che si utilizzino i mezzi sociali per scambiare informazioni sui prodotti, per produrre interazioni con i propri amici relativamente ai prodotti che si sono acquistati, oppure per riunirsi e per associarsi a gruppi di acquisto come Groupon o Groupalia per comprare dei prodotti. E quindi tutte queste sono altrettante, diciamo, espressioni di quello che possiamo chiamare social commerce. Noi l'abbiamo stimato, sempre sul Risco New Media, in 10,9 milioni di utenti che costituiscono il target potenziale del social commerce, quindi una popolazione molto importante. E chi sono? Sono coloro che sono utenti di e-commerce o di infocommerce e allo stesso tempo sappiamo essere utenti, in qualche caso incalliti, di social media. Ecco, lo scaturire di queste, diciamo, l'associazione di questi potenziali
è un potente moltiplicatore della crescita. E infatti 2,8 milioni di utenti cercano informazioni sui prodotti attraverso i social network, con crescite importanti negli ultimi anni. E dove, su cosa le cercano? Ancora una volta abbigliamento, calzature, accessori, alberghi, villaggi turistici. Quindi queste persone vanno su Facebook per cercare informazioni su abbigliamento e vacanze, 41%, 32%. E perché? Perché sono ambiti della nostra vita dove l'opinione degli altri su come mi vesto, piuttosto che su dove vado in vacanza, o dove sono stato in vacanza, o che cosa ho comprato, è rilevante. Quindi ci fidiamo dell'opinione delle persone che conosciamo. Non a caso su Facebook sono al primo posto tra le informazioni, diciamo, commerciali relative all'infocommerce. Questo credo che sia un comportamento che molti di voi possono rilevare. C'è ovviamente tutta una galassia, adesso non sto a dettagliare, fatta di gruppi di acquisto, indicizzatori generalisti, indicizzatori specializzati, riviste online, outlet, che ormai è sempre più fusa in interazione con social network, siti delle marche, blog, forum, motori di ricerca. Ecco, questi mondi stanno velocemente fondendo, si stanno fondendo tra di loro, e oggi, anche se lì impropriamente abbiamo definito eBay come il mondo delle aste online, mentre invece sappiamo oggi che è un vero marketplace, anzi sapevamo anche ieri a dire la verità che è un vero marketplace, è un po' il papà di tutto l'e-commerce, perché è colui che eBay, se fosse una persona, che ci ha abituato a interagire con gli altri su un piano sociale e a vendere qualche cosa, quindi è stato un po' come l'asilo infantile dell'e-commerce da un certo punto di vista, che poi si è evoluto e diventato un marketplace. Ed è ancora in alto a destra. Cosa significa questo grafico? Sulle ascisse trovate gli utenti unici mese in migliaia, e se non vedo male, appunto come diceva prima anche Roberto, per eBay siamo a circa 9 milioni, e sono dati Audiweb questi, invece sulle ordinate trovate il tempo speso online, e anche qui se guardiamo eBay troviamo 43 minuti al mese. Quindi è un indicatore, assieme all'ampiezza della bolla, che appunto ci dimostra qual è la forza. Quindi c'è eBay, c'è Subito, che sono appunto due realtà, poi c'è un gruppo di operatori che sta dentro la linea gialla, che sono di natura diversa. Ci sono i gruppi di acquisto, vedete di Groupon, il grafico è sempre lo stesso, cioè utenti unici sulle ascisse e tempo speso sulle ordinate, ci sono gli outlet privati, ci sono i siti della marca, diciamo primeggia S lunga, ci sono gli indicizzatori specializzati come quelli dei viaggi o della finanza. Ma se andiamo ancora più in profondità, vediamo che a parte il solito Groupon in basso a destra, abbiamo tutti gli outlet privati che hanno meno utenti, tra 1 milione e 2 milioni, ma su cui si spende un sacco di tempo, mediamente 15-20 minuti. Quindi diciamo si cerca e si fa browsing su questi outlet privati in maniera rilevante. Poi in rosso vedete appunto, eccoli qua, i gruppi di acquisto, e poi vedete appunto gli indicizzatori specializzati di finanza piuttosto che quelli sulle assicurazioni. Finiamo questa carrellata e passiamo invece alle case di cui dicevamo prima. Zalando. Io direi che vale la pena di ricordarselo con il primo spot partito a febbraio, che ha avuto un certo successo. No, ci bloccano. Forse però abbiamo il codice. Evidentemente una connessione a tempo. Che? Va bene. Vediamo, se no ve lo racconto. Ce la facciamo, forse. Ecco. Vi prego, non lasciate mai che la vostra ragazza, pure vostra moglie, scoprano Zalando.it. Questo negozio di scarpe online mi ha rovinato la vita. Scarpe di tutte le marche, senza alcun rischio, perché spedizione e reso sono sempre gratuiti. Zalando, scarpe e moda online, spedizione e reso sempre gratuiti. Grazie Antonella. Allora,
Zalando è un'azienda tedesca che ha già lanciato in diversi paesi diciamo d'Europa. In Italia abbiamo cominciato a fare qualche esperimento l'anno scorso, esperimento media, e quindi provare come rispondevano ai diversi canali. Poi siamo sbarcati a febbraio sulla televisione generalista, diciamo così, e quindi credo sia il primo e-commerce italiano in termini di dimensioni proprio di investimento. Cosa succede? Che la strategia evidentemente è finalizzata a far conoscere chi è Zalando, quindi che cosa fa, quali vantaggi offre, per esempio la spedizione gratuita, il reso gratuito, e ma soprattutto come qualunque buon e-commerce a generare ordini, a generare vendite. Quindi questa è la strategia che c'è dietro. La metodologia è quella che noi chiamiamo DirecTV, cioè una metodologia di pianificazione ovviamente tradizionale della televisione, ma che però è direttamente applicata all'e-commerce e quindi in grado di dare, restituire al cliente informazioni su qual è la resa effettiva di ogni singolo spot. Quindi è una metodologia di pianificazione piuttosto complicata, perché l'e-commerce, che ragiona in termini di resa di ogni singolo articolo venduto, ragiona in termini di resa di ogni articolo venduto anche quando compra pubblicità, quindi deve assolutamente sapere se quello spot di Rete 4 di mezzanotte e mezza gli ha reso un ordine in più oppure no. Ecco, questo è il nostro problema quotidiano quando si misura con questi clienti, che sono molto stimolanti ma appunto molto demanding in termini di completezza e dettaglio di informazione. La televisione generalista è stata scelta perché è un'azienda molto importante che aveva bisogno di generare un flusso di vendite molto importante, quindi noi oggi siamo in campagna tendenzialmente almeno 3 settimane al mese, tutti i mesi. Questa è più o meno la potenza di fuoco attuale di Zalando. E questo è un grafico che insomma, appare oscuro ai più, ma le barrette verdi indicano semplicemente la pressione televisiva, ogni barretta è una settimana. Se voi calcolate che questa pressione qua sono 300 GRP, che è un termine che noi utilizziamo per definire la pressione, 300 GRP sono la pressione media di una campagna televisiva come quella della Fiat Punto, per dire, quindi pressione rilevante quasi tutte le settimane. Questo invece è il grafico di Google che indica l'impennata del search quando è partita la campagna e poi la sua continuity nel tempo. Quindi questo per dire, questa è ovviamente una meccanica abbastanza normale che si usa di frequente nel nostro lavoro, soprattutto applicato alla televisione, e ci fa capire qual è l'impatto in termini di natural search, in termini di search, scusate, della campagna televisiva o dell'azione pubblicitaria, ed è molto importante, diciamo, è una delle metriche che si utilizzano, non l'unica, evidentemente ce ne sono moltissime. Ecco, quindi qui vi abbiamo fatto vedere un esempio su larga scala. Proseguiamo con Yalla Yalla, che io anche qui farei vedere lo spot sempre che ci riusciamo. Vai. Ma anche di... Metti in valigia la paperella. Yalla Yalla. Ma anche di la. Ogni vacanza è una scelta molto personale. Yalla Yalla. YallaYalla.it ti fa sentire ovunque come a casa tua. Solo i migliori pacchetti vacanze. E già al primo click hai il prezzo finale, tutto compreso. YallaYalla.it. La tua vacanza, eccola qua. Ecco, YallaYalla è un esempio piuttosto diverso. Diverso prima di tutto perché l'abbiamo lanciato quest'anno a luglio. Quindi è una startup nata sostanzialmente alla fine del 2010. Il suo presidente sarà vostro ospite il 9 ottobre, quindi vi invito a venirlo a sentire nell'ambito della serata digitale dedicata al turismo, e quindi il presidente di Alayala verrà appunto a spiegarvi poi in dettaglio che cosa significa oggi lanciare un'agenzia di viaggio online che vende sostanzialmente pacchetti di viaggio con un elevatissimo livello di servizio, perché questo è un po' il segreto del suo successo. E dicevo, prenotazione e vendita di online di pacchetti di viaggio, il target è viaggiatori evoluti, diciamo così, quindi quel 14-16% che compra o che si informa su vacanze online. La strategia ovviamente notorietà e ovviamente traffico al sito con obiettivo di conversione. Il metodo è quello della DirecTV che vi ho già spiegato prima. C'è una differenza importante con questo player. Questo è un player, è un cliente con risorse molto molto più contenute rispetto al colosso Zalando, e quindi la strategia adottata per questo player è di un livello di accesso diverso, esclusivamente TV digitali, satellitari e terrestri, quindi come
per esempio D-Max, piuttosto che Real Time, piuttosto che Rai 4, Rai 5, e quindi TV in grado di colpire il pubblico di riferimento dei viaggi online in maniera estremamente puntuale e precisa, certo non facendo sempre i grandissimi numeri di Canale 5 o delle altre televisioni generaliste, ma sicuramente alla distanza queste campagne durano 3-4 settimane continuative per poter avere per poter raggiungere un numero di spettatori sufficiente, sicuramente interessante per un pubblico così selezionato. È andata bene perché eravamo in periodo di stagionalità, qui vedete le settimane coinvolte, abbiamo raggiunto il 61% delle persone che ci proponevamo di raggiungere e questa è l'impennata del search legata al periodo di campagna, che è questo qui. Ma il dato più importante è questo, e cioè da 965.000 a 3.700.000 visitatori unici e da 1.300.000 a 5 milioni di visite nel periodo di campagna, omologo periodo dell'anno scorso. C'è anche un incremento naturale del traffico legato al fatto che il sito ha molto successo, ma sicuramente abbiamo visto, misurando i dati specificamente settimana per settimana, l'80% di questa crescita è attribuibile esclusivamente alla campagna TV, basata, ripeto, su investimenti nel complesso contenuti e legati, ripeto, a un bouquet di TV satellitari, non a Canale 5 o Italia 1. Quindi è un esempio ancora diverso. Vediamo a Mirafiori Outlet, che è una terza tipologia ancora. Quindi Mirafiori Outlet è il canale di vendita usato del gruppo Fiat. Quindi noi oggi abbiamo scelto non di parlare di auto, che ci verrebbe abbastanza bene, ma di parlare di questa modalità innovativa di vendere auto usate sul web attraverso un progetto nato e cresciuto interamente in Maxus e in Group M, e su cui ci siamo affiancati a Mirafiori Outlet per vendere. L'obiettivo è, non potremmo chiamarlo di e-commerce, perché poi la vendita effettiva avviene in maniera fisica, però il business sostanzialmente è legato all'offerta selezionata e certificata dal gruppo Fiat, massimo 40.000 km, massimo 3 anni di vita, la presentazione professionale dettagliata dell'auto, quindi 10 foto in alta qualità, quindi una presentazione molto standardizzata e molto professionale, e un forte orientamento ai nuovi media, che è quello che ha contraddistinto questo progetto, quindi ampio uso di social network, di applicazioni mobile, e tra poco arriveranno anche le applicazioni sulle nuove Smart TV. Obiettivi: generare traffico costante e qualificato verso il portale, generare 12.000 lead, 4.000 vendite e utilizzare un complesso di strumenti geolocalizzati, di search, l'ottimizzazione del search, pubblicità sui dispositivi mobili, che già adesso stanno dando grandi risultati, la social advertising, quindi Facebook, e modalità di retargeting. C'è dietro un motore tecnologico particolarmente sofisticato che ci consente di gestire ogni giorno in automatico circa 650.000 parole chiave e 2.700 annunci di testo, evidentemente non gestibili da umani, ma gestibili da un motore che ci consente di deliberare a ogni singolo utente un'offerta perfettamente tagliata sulle sue esigenze e soprattutto sulla disponibilità a magazzino di Mirafiori Outlet. Quindi se a Torino c'è appunto una Fiat 500 usata nel 2011 con 10.667 km e 9.500 euro, noi buttiamo dentro questa keyword. E questo è un processo di cui andiamo orgogliosi e ringrazio ancora Mirafiori Outlet per aver voluto condividere con noi nel dettaglio questa case. Sul fronte social, grandissimi risultati, perché oltre 80.000 fan verso i 41.000 di Autoscout e un'attività di comunicazione molto importante su Facebook, più di 1 milione di utenti Facebook su base mensile, un'applicazione mobile che è nelle top 10 position del ranking Apple, categoria produttività, con 272.000 ricerche auto effettuate, appunto una pagina mobile e prossimamente, tra pochissimo, anche un'applicazione sulle Smart TV. I risultati sono questi qua, insomma la forma della curva si commenta da sola, e qui siamo, ripeto, a cumulato di 1.800.000 visite all'inizio di quest'anno, 10.000 lead, oltre 2.000 macchine vendute con questo sistema dall'inizio dell'anno, quindi un contributo importante alle vendite del gruppo Fiat. Ultimo, ma non ultimo, Miscokan, che è una piccolissima azienda di abbigliamento che ha già lanciato in altri paesi, ci ha scelto, diciamo così,
per proporre una piccola azione di comunicazione basata esclusivamente su Facebook. Quindi qui dovevamo sostanzialmente promuovere l'e-commerce, era già partito in Francia, Inghilterra, Olanda e Belgio, il target è 18-44 anni con interesse moda e la meccanica è molto classica, annuncio su Facebook, viralizzazione dei contenuti sulle pagine degli utenti. Anche qui risultati interessanti, un 65% del traffico, che è questa parte verde, arriva da Facebook e qui vedete gli investimenti su Facebook, stiamo parlando di migliaia di euro, quindi veramente una case che noi abbiamo utilizzato quasi da studio e qui stiamo vediamo diciamo, la progressione per singolo mese dei volumi di vendita, quindi questo utilizzando esclusivamente Facebook, quindi veramente una case molto molto specifica e diciamo, qui abbiamo cercato di darvi un quadro veramente completo dall'investimento milionario, all'investimento molto piccolo per darvi anche conto della flessibilità con cui riusciamo a gestire queste problematiche. Chiudiamo con alcune case histories, forse alcune anche note a molti di voi, dato diciamo, il tasso di elevata consapevolezza, mi pare di capire, sull'e-commerce. Privalia ha creato appunto un fast shop online con prevendite e campagne in esclusiva per i fan su Facebook. Su questo mondo poi diciamo, Alberto ci introdurrà in maniera molto più diretta grazie alle case che loro hanno diciamo, inventato e gestito direttamente. Terranova è un concorso dove a colpi di like abbassi il prezzo dei prodotti, quindi una strategia potenzialmente suicida, avremmo detto noi, finché non hanno deciso che abbassavi i prezzi solo dell'intero set, quindi non so, gonna, camicetta, pantalone e non del singolo prodotto, che sennò sarebbe finito addirittura a prezzo negativo. Quindi diciamo anche questo è un caso abbastanza interessante dal nostro punto di vista. Grupalia, anche interessante, un concorso, un contest in cui gli utenti venivano invitati a votare la migliore offerta con una logica di contest, quindi possibilità in più di vincere, un buono da un euro per ogni partecipazione, la possibilità di vincere il premio votato. Quindi sono tutte aree in cui il social è entrato potentemente nelle meccaniche di e-commerce che noi guardiamo con attenzione per trovare stimoli, idee. Ultimo ma non ultimo, il fatto che Twitter è un canale in più oggi, diciamo più piccolo rispetto a Facebook, ma in grande crescita per il merchandising e il couponing, quindi la possibilità di lanciare offerte nei 140 caratteri ovviamente che Twitter ci mette a disposizione, piuttosto che la possibilità di mettere dentro direttamente un codice sconto nel messaggio Twitter. Quindi anche Twitter come esempio molto sintetico e molto apprezzato per deliverare delle offerte commerciali. Ecco. Io ho terminato e spero di avervi dato un quadro veloce ma globale di cosa significa oggi per un'azienda diciamo, interagire con noi relativamente alle meccaniche media e e-commerce. Quindi vi ringrazio ancora dell'attenzione.